Siamo qui con Giulio Peruzzi, uno storico della fisica all'Università di Padova, e parleremo di Massimilla Baldo Ceolin, che si è laureata in fisica nel 1952 all'Università di Padova e ha una storia molto interessante. Ci parla un po' di Milla, da come lei l'ha conosciuta? Sì, io ho conosciuto Milla oramai quando era già avanti negli anni, ma era una forza della natura, diciamo. E Milla Baldo Ceolin si è occupata fin dall'inizio della sua carriera, quando si stava laureando e poi subito dopo la laurea, di fisica sperimentale delle particelle elementari, di quella roba che sta sotto il livello atomico o nucleare. Ha iniziato la sua vita appunto di ricerca negli anni 50, quindi lavorando su sorgenti di particelle che erano sorgenti naturali, cosiddetti raggi cosmici, quelli che vengono da fuori dall'atmosfera, scoprendo cose insieme ai gruppi che si erano formati a livello internazionale interessanti, e poi ha vissuto tutta la stagione dei grandi acceleratori di particelle, quindi occupandosi in particolare del settore di particelle particolarmente inafferrabili perché neutre, come i neutroni e alcune particelle, i caoni, e i neutrini, di cui appunto è poi diventata la signora del neutrino, ecco. O anche la cacciatrice di particelle. Cacciatrice di particelle, cioè varie cose, perché era una persona appunto che in quei settori lì ha dato contributi importanti in ambito di ricerca, anche in ambito di organizzazione dei gruppi di ricerca. Molte delle persone, non tutte, ma molte delle persone che oggi ricoprono incarichi importanti dentro il Dipartimento in Fisica delle Particelle Elementari, in qualche modo si sono formate con Milla. E lavorava in un ambiente prettamente maschile, ha trovato delle difficoltà. Quando si parlava con Milla, perché appunto c'erano lunghe chiacchiere, Milla era una persona a cui piaceva chiacchierare molto, per cui se uno andava, si fermava, gli faceva qualche domanda di fisica, poi si parlava dell'universo mondo e ci si stava tutto il pomeriggio più o meno a parlare. E quando appunto veniva fuori questa cosa, ma la donna, l'università, le difficoltà, lei diceva che per quanto riguardava lei non aveva trovato particolari problemi. Certamente un ambiente tutto maschile crea una serie di difficoltà che però non sono tanto date dall'ambiente maschile, ma dalla struttura che supporta la mamma o la donna di casa che poi fa attività di ricerca. Ma da questo punto di vista lei aveva avuto anche forse la fortuna di avere un marito come Carlo così importante che la supportava a casa, e lei è riuscita tutto sommato a farsi la sua vita, diceva, senza particolare fatto di essere donna o uomo, non aveva trovato differenza, ecco. Quindi è già un messaggio molto positivo per le donne che vogliono occuparsi di Beh, ricerca. poi dalla Milla oggi sono passati molti anni e quindi Quindi abbiamo fatto progressi progressi. sono stati fatti. Non siamo ancora perfettamente, cioè ovviamente ci Aspetto sono continui, ottimale. però insomma è buona. E Milla, oltre ad essere una grandissima scienziata, era anche molto appassionata a temi più culturali. Sì, Milla era una persona che, come un po' quella generazione, aveva interessi un po' a tutto tondo. Era una situazione che non dipendeva solo dalle persone, che sicuramente Milla è una persona di grande livello, ma anche dalla possibilità di diciamo, approfondire bene settori anche specialistici come quello della fisica delle particelle elementari, ma avere la possibilità e il tempo anche di fare altro. Oggi siamo tutti molto più diciamo, obbligati a una Rimanere nei tensione, binari. rimanere nei binari, per cui diventa difficile. Comunque, Miller era una persona sicuramente che lavorava non solo in ambito di fisica, ma anche in ambito culturale generico. Ha fatto parte di una serie di accademie varie, tutte queste accademie ha dato importanti contributi che non riguardavano solo la fisica, ma anche la storia della fisica, la storia della scienza, la cultura in senso lato. E faceva parte dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia delle Scienze di Torino, dell'Istituto Veneto, dell'Accademia Galileiana, e poi me ne sono sicuramente dimenticato qualcuna. E la cosa interessante è che appunto questo aspetto storico, importanza della storia per comprendere progresso, diciamo, la crescita di conoscenza umana in ambito scientifico, ma non solo, lei l'ha messo in atto sempre con molta accuratezza. Per esempio, quando ci furono nel 92 le celebrazioni galileiane a Padova per i 400 anni dell'arrivo di Galileo a Padova, lei contattò alcuni storici, uno era Tom Settle, che si occupavano di rifare gli esperimenti galileiani e vedere se effettivamente certe cose, c'era ancora una querelle, ma Galileo ha fatto o non ha fatto gli esperimenti, era
un filosofo, quindi arrivato per deduzione o per induzione ai risultati che poi ne hanno fatto la fama, e Tom Settle, appunto, grazie alla Miller, è venuto qui e ha fatto anche importanti passi avanti su questo. Abbiamo i vecchi strumenti fatti da Settle che hanno ricostruito questa cosa. Ma non solo questo, e chiudo velocemente, ma Miller, per esempio, è stata una che ha animato, e dopo che è andata via lei, non c'è stato più verso che la cosa continuasse, il premio Monselice per la traduzione scientifica. Che anche questo è un contributo importante, cioè tradurre libri da una lingua ad un'altra, per quanto tutti siamo contenti, la divulgazione scientifica in Italia ormai produce migliaia di libri l'anno, però non è una cosa semplice. Premiare quelli con particolarmente accurati era una degli obiettivi, e ha dato importanti contributi anche come componente della giuria del premio Galileo per la divulgazione scientifica. Certo, quindi una personalità poliedrica che va sicuramente approfondita.